mi occupo di medicina legale e di psichiatria in ambito tradizionale e da più di 25 anni anche della cosiddetta medicina integrata. Nella medicina cosiddetta tradizionale non abbiamo farmaci che agiscano in modo importante a livello del sistema nervoso periferico, mentre invece possiamo utilizzare in modo opportuno ed estremamente puntuale tutta una serie di farmaci dell'omotossicologia, tra cui farmaci che agiscono proprio direttamente a livello del sistema nervoso autonomo e del sistema nervoso enterico. Anche ottimi risultati contemporaneamente con tutta una serie di farmaci nutrizionali come prebiotici e probiotici, per cui invito anche i colleghi cosiddetti tradizionali ad utilizzare contemporaneamente ai farmaci tradizionali questi nostri farmaci, perché ormai è ampiamente dimostrato come i pazienti psichiatrici raramente ottengono dei risultati ottimali solamente con i psicofarmaci, e dobbiamo considerare che ogni paziente è testimone e protagonista del proprio dolore, per cui noi ci dobbiamo approcciare con una modalità diversa, empatica. La fibromialgia rientra tutto diritto nelle cosiddette somatizzazioni ansiose e provoca dei grandi problemi ai pazienti che giungono ad avere dei dolori cronici che non permettono neppure la notte il riposo. Normalmente vengono utilizzati psicofarmaci o antiepilettici che non fanno altro che aumentare gli effetti collaterali che questi pazienti hanno. Mentre invece è importantissimo in questi pazienti utilizzare farmaci come prebiotici e probiotici che agiscano a livello del sistema immunitario dell'intestino. Tutti i miei pazienti che soffrono di fibromialgia a vario livello utilizzano farmaci di ripristino a livello del sistema immunitario associato alle mucose e ottengono dei risultati anche nel lungo periodo ottimi, soprattutto per quello che riguarda il quadro algico. La terapia omotossicologica rispetto alla clinica classica utilizza dei farmaci che non possiedono effetti collaterali e costituiscono anche una possibilità clinica cosiddetta ad ombrello, perché migliorando la decontrattilità a livello muscolare migliorano anche tutta una serie di sintomi e di segni sistemici di questi pazienti, che possono essere ad esempio la cistite interstiziale oppure delle cervicalgie oppure anche dei problemi di diplopia. Anche in questo caso evidenziamo dei grandi miglioramenti in tutti i pazienti. Un semplice schema può essere anche caratterizzato dall'utilizzo di compresse di Cuprum L fino a una compressa ogni 2 ore per un massimo di 8 ore nelle 24 ore ed l'utilizzo di Guna Serotonin di 6, 15 gocce 3 volte al giorno associate a prebiotici o probiotici a seconda della patologia organica gastrointestinale che sottende in questi pazienti.